Continuano a susseguirsi le notizie nel calcio dilettante alpino. Il campionato di promozione non vedrà più protagonista il San Martino Valle Caudina. Retrocessione a parte del club biancorosso, il numero uno del sodalizio Antonio Pisaniello ha manifestato l'intenzione di lasciare e di non proseguire la sua avventura. È già stato interrotto nelle scorse ore il rapporto anche col mister Luca Parisio. Dopo due stagioni e mezzo nella Valle Caudina, per il tecnico napoletano adesso si dovrebbero aprire nuovi scenari e non sono esclusi quelli internazionali. Il presidente Pisaniello inoltre ha dichiarato che cederà il titolo sportivo della società e che lo stesso non rimarrà a San Martino. Gli eventuali interessati possono far pervenire una proposta ufficiale direttamente a lui. In eccellenza, la polisportiva Lione del presidente Pasqualino Zarra nella giornata di stasera programmerà la stagione sportiva 22-23. Il Blaugrana, una volta sciolto il nodo societario, con il summit aperto a tutte le associazioni sportive del paese, annunceranno la guida tecnica e gli obiettivi futuri. Il Bellizia ha comunicato ufficialmente la riconferma di Diego Quaglia come allenatore dei portieri. Il Ciapo ha risposato il progetto di patrono Alberto Belfiore, che per quanto riguarda invece il mercato, insieme a Roberto Mollo, ingaggerà molto probabilmente calciatori provenienti da tutta Europa. Luca Parisi ha lasciato la Juniores del Bellizzi e sarà promesso sposo del Solofra. Ricoprirà il ruolo di mister dell'Under 19. Il sodalizio conciario di patrone Massimo Guarino allo stesso tempo fa sapere che nei giorni 23 e 24 giugno presso lo stadio Gallucci sarà svolto uno stage per i giovani calciatori nati dal 2003 al 2006. Lo slogan lanciato dai gialloblu con il titolo di un celebre film Ritorno al futuro vorrebbe portare i giovani eleve per la prima squadra che, nonostante la sconfitta di Capri nella finalissima, potrebbe ritrovarsi tramite le porte del ripescaggio in eccellenza. Yeah.